Ecco, tu sei un volontario che hai pulito ieri. Questo qua, io sempre quel marocchino di ieri, ancora sono qua. Guarda, da ieri ho mangiato un cornetto, guarda qua. Sei stato solidale con quelli di Scilla? Con sì, sì, sì. Ma sei messo subito ma sempre devi dare la mano, non è... Perché da anni che mangio qua in Italia, non è che li devo abbandonare in questo momento qua, ok? Loro mi aiutano, io li aiuto. Quindi è 24 ore che stai lavorando senza che nessuno ti parli. Da ieri mattina che sono qua. E cosa devo fare? Perché loro, pure loro, sempre mi cercano di lavorette, mi chiamano quando c'è qualche lavoro. E ora hanno bisogno, gli devo dare la mano. Mi offrono pure, guarda, i cornette, mi offrono cappuccino, mi danno le panine. E che cosa devo fare? Non gli devo dare la mano. Da quanti anni che sei in Italia? Io da tanto, da una vita. Sì, sì, abbiamo ricevuto i video dei nostri parenti, però ci hanno detto che già oggi la stavano sistemando. Sì, abbiamo iniziato a lavorare ieri a mezzogiorno, abbiamo lavorato tutta la giornata, tutta la notte fino a stamattina per ripristinare un po' quella che è la normale viabilità di questo lungomare, cercando di fare del nostro meglio. Abbiamo tolto circa 300 metri cubi di detriti e altrettanti di fango, quindi abbiamo ridato un po' di normalità a questo lungomare, che solitamente si presenta bellissimo, ma oggi purtroppo è un po'... La situazione non è bellissima da vedere, ma rispetto a come era ieri, oggi la situazione è nettamente migliorata. Quindi grazie anche alla Regione Calabria. Perché... Sì, soprattutto la Regione Calabria, Protezione Civile, Vigili del Fuoco, il Comune di Scilla, l'Ufficio Tecnico. È stato un lavoro in sinergia che ci ha permesso in 24 ore di trasformare, diciamo, quella che era una tragedia in una situazione, diciamo, molto migliorata. Quanto ce n'è ancora per... Ma io credo che nella giornata di oggi, il tempo che quest'ultima parte di fango che è rimasta, che si asciughi e poi con uno spazzolone verrà pulita, e poi il problema... magari più grave è quello della spiaggia, che magari ha qualche problemino in più, però io credo che nell'arco di 24, massimo 48 ore Scilla tornerà ad essere una cittadina turistica come lo è sempre stata. Bastava far rimuovere le macchine parcheggiate lungo il torrente. E quello ha fatto da tappo? Hanno fatto da tappo e di conseguenza poi si è sparso un po' dappertutto. Quindi ci vorrebbero più controlli adesso? No, ma c'era l'avviso della Protezione Civile che sarebbe avvenuto, ci sarebbe stato pericolo di queste alluvioni, no? È che il comandante dei vigili non si è interessato a rimuovere le macchine, insomma il sindaco non si è preso le sue responsabilità, si era già verificato qualche anno fa, sempre con la stessa modalità. Ha subito danni lei, diciamo, la chiusura del bar in questo periodo? Sì, diciamo, i danni che c'è da ripitturare, da ripulire, da risistemare. Oltre gli incassi due giorni? Oltre gli incassi mancati nel periodo clou che si fa l'anno, diciamo, in questa settimana. Purtroppo aspettiamo agosto per lavorare. Almeno la viabilità è la cosa principale. Però il problema è che, sperando che non succeda il prossimo nubifragio, che ritorni questo fango, perché il problema è la viabilità c'è, però come vedi nessuno può andare a mare, almeno in questa zona qua. Comunque, complimenti a tutti, per il momento sono stati grandi, il problema rimane sempre comunque, sperando che risolvano al più presto. Voi siete dei volontari della Protezione Civile, sì. Ecco, da ieri mattina che siete qui sul campo. Ecco. Sì, sì, siamo scesi, abbiamo saputo, diciamo, del disastro che c'è stato e ci siamo subito messi all'opera per cercare di ripristinare quella che un tempo era la via marina, perché quando siamo arrivati qui abbiamo trovato di tutto e di più, ecco, diciamo che c'era. Però 24 ore, diciamo, si può già dire. Sì, il lavoro che abbiamo fatto insieme anche ai Vigili del Fuoco, Calabria Verde, diciamo che ha permesso di rendere quantomeno presentabile o comunque accessibile la via marina, che ieri era impraticabile da ogni parte, ecco, perché i detriti sono finiti tutti sulla strada, c'era il marciapiede, diciamo,
completamente sommerso da fango e detriti, quindi tutto quello che è stato fatto in 24 ore è veramente quasi un miracolo, ecco, si può definire un miracolo. Però siamo contenti, l'abbiamo fatto col cuore perché comunque siamo di qua e ci tenevamo particolarmente a ridare bellezza a un paese che ieri si è svegliato purtroppo in condizioni non belle, ecco. Se lei fa vedere la spiaggia, vede le persone sul lungomare e questo mi riempie di gioia e sono orgoglioso per quello che siamo riusciti a fare. Ringrazio tutti quelli che mi hanno sostenuto in questa battaglia, in modo particolare un comandante di una stazione dei carabinieri che è stato con me 24 ore a combattere per rimettere in sesto il paese. Un grazie di cuore a tutti quelli che hanno contribuito a questa storia, a questa ripresa della città, perché siamo al 13 agosto e il paese non poteva essere in quelle condizioni. Noi ce l'abbiamo fatta, ora tocca ai turisti riuscire e andare sulla spiaggia, perché la spiaggia non è nelle migliori condizioni, ma il mare è sempre quello bello della nostra città. Si possono evitare queste cose? Sì, si possono evitare, spendendo milioni di euro, lo dico con forza e con franchezza, non è di competenze torrenti dei comuni, lasciamo perdere chi dice delle cose non veritiere e diciamo soltanto che chi di competenza deve investire milioni di euro per far sì che queste cose non avvengano, non solo a Scilla ma in tutta la Calabria. Se da una parte chi amministra oggi la Regione Calabria mette in evidenza che in tutte le stazioni, in tutti gli aeroporti d'Italia c'è la foto di Scilla, d'altra parte dovrebbe pensare a salvaguardarla. È un intervento importante, è quello di salvaguardare la sicurezza ambientale di questo territorio.